Adesso ritornano anche loro, i famosi bacchettoni. Già, vediamo se ci commentano anche un po' gli ultimi risultati elettorali. Matteo Orlando da informazionecattolica.it, linea a te. Gli Stati Uniti, in particolare si è soffermato sui plagi. Buon pomeriggio Sammy e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con un editoriale pubblicato stamattina dal professor Sergio Caldarella, che ci invita a riflettere sullo squallore, sull'autoinganno e sulla abiezione intellettuale che hanno oramai conquistato una larga parte della socialità contemporanea. Il nostro collaboratore da Princeton, dagli Stati Uniti, in particolare si è soffermato sui plagi e sui falsi che sono stati individuati in molte università americane con professoroni che falsificano dati o copiano impunemente, come è successo anche alla rettrice dell'Università di Harvard. E poi, oltre a questo, c'è anche un ribollire dell'odio antisemita in diversi campus statunitensi. A proposito di non pensiero, Angelica La Rosa ci ha ricordato che la dittatura LGBT si è battuta su Camarà, infatti il calciatore del Monaco è stato squalificato per 4 partite per avere coperto con un adesivo bianco il logo LGBT durante una partita del massimo campionato di calcio francese. Il giocatore originario del Mali, evidentemente in Francia, non è considerato un cittadino come tutti gli altri e non ha ricevuto il rispetto della libertà religiosa garantita in teoria a tutti. Sempre a proposito di LGBT, in un articolo dal titolo "Disservizi per i cittadini comuni, ma per i gay arriva il treno arcobaleno", abbiamo riportato le riflessioni di Tony Brandi, presidente di Provita e Famiglia, che ha commentato l'inaugurazione del treno arcobaleno sulla linea A della metro di Roma in occasione del Gay Pride del 15 giugno. L'ATAC ha lanciato questo treno che resterà in servizio per tutta l'estate e si chiede Brandi, ce lo chiediamo anche noi, come mai i servizi non funzionano, c'è sporcizia dovunque, c'è un sovraffollamento della metro, ci sono lavori interminabili, borseggiatori e tutto il resto, mentre si trovano i soldi per fare un treno LGBT. E a proposito di follie etiche, aumentano anche le pressioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'aborto, come ci ha ricordato Angelica La Rosa in un suo articolo, e diversi paesi africani e medio orientali criticano l'OMS per le pressioni abortiste, a cominciare dall'abortista direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. E oltre a lui si sono espressi in questi giorni pro aborto, come hanno fatto da tempo, anche i presidenti di Francia e Stati Uniti, rispettivamente Macron e Biden. Ne abbiamo parlato in un articolo pubblicato sull'altro nostro sito, lafedequotidiana.it. Entrambi hanno parlato pro aborto in prossimità del G7, dell'inizio del G7 che è in corso in questi giorni, e quindi hanno in qualche modo usato il G7 per fare propaganda ideologica. Propaganda e follia woke che domina negli Stati Uniti. Un caso è quello del governatore della California, Gavin Newsom, definito dal nostro corrispondente dalla California, John Paul Jones, come un disastro. E si chiede il nostro corrispondente: come può definirsi cattolico uno che è per l'aborto e che ha invitato le donne degli altri stati federali americani ad andare in California qualora il loro stato vietasse determinate pratiche? E poi come ha fatto il Santo Padre a ringraziarlo per avere sospeso temporaneamente la pena di morte, ma senza avere guardato il suo curriculum politico, che oltre a essere abortista è anche legato al climate change in maniera esasperata ed è anche legato al supporto dell'ideologia woke? Per concludere, una chicca del nostro inviato corrispondente è quella che Newsom con gli altri democratici è il promotore di una legge che vorrebbe permettere di utilizzare la cenere dei defunti come concime. Avete sentito bene. A proposito di radical chic, come è Newsom, Vincenzo Silvestrelli ci ricorda che sono i radical chic, come dei ciechi che vogliono guidare degli altri ciechi praticamente, e vivono un progressivo distacco dalla realtà. Il radical chic denota un sostanziale distanziamento dalla verità e vive naturalmente l'ideologia gender in pieno, come un'altra battaglia dei radical chic è quella della soppressione dei malati.
Su questo tema Gian Piero Bonfante ci ha ricordato che la visione mortifera dell'eutanasia è in forte espansione, avanza in tutta Europa. Ci ha ricordato i casi della Svizzera, ma anche di Francia, di Austria, Portogallo, tutti quei paesi che negli ultimi anni stanno incrementando tantissimo tali pratiche. In Italia già nel 2019 la Corte Costituzionale ha aperto la strada al suicidio medicalmente assistito, scavalcando la politica. Non c'è ancora una legge specifica in materia, ma i giudici stanno cercando di operare a loro modo. Sul tema eutanasia abbiamo pubblicato anche un articolo di Pietro Ricciardi dal titolo Una sentenza inquietante. Ricciardi ci ha parlato della condanna da parte della Corte dei Conti dell'ex direttore generale della Sanità della Lombardia, Carlo Lucchina, che è stato costretto a pagare, che sarà costretto a pagare 175.000 euro. La sua colpa è quella di aver negato al padre di Luana Englaro, Beppino, la possibilità di fermare i trattamenti e fare morire la figlia. È arrivata questa condanna, risarcimento, un provvedimento che ha il sapore di un avvertimento per tutti coloro che nelle strutture sanitarie d'ora in poi si rifiuteranno di fare morire i pazienti. Anche per questo, diciamo noi, la separazione delle carriere nell'ambito giudiziario è sacrosanta, come ci ha ricordato l'avvocato Dalida Di Dio in una sua breve riflessione. Spieghino i contrari alla separazione delle carriere, scrive la Di Dio, se è normale che un cittadino debba essere giudicato da un soggetto che è collega di chi lo accusa, assunto attraverso il medesimo concorso, giudicato dal medesimo organo disciplinare in un sistema che prevede che si voti una vicenda per eleggere l'organismo che determina nomine, trasferimenti, sanzioni e premi gli uni degli altri. Infine abbiamo parlato di politica e di società. Il professor Francesco Bellante ci invita a difendere l'identità italiana e, riflettendo sul concetto di sovranità, si è chiesto e ci chiede: esiste una identità italiana? Esiste una identità europea? E se esistono entrambe, che rapporto c'è tra di loro? Vi invito a leggere l'articolo perché è molto interessante. Matteo Castagna invece ci ha parlato del male minore e ci ha spiegato che non vuol dire compromesso. Anche in politica questo non vuol dire compromesso, perché il massimalismo moralista non è mai appartenuto alla storia e alla dottrina cattolica. In merito al risultato delle recenti elezioni europee, ne abbiamo parlato in vari articoli, cito quello del professor Daniele Trabucco dal titolo In Europa soffia il vento sovranista, ma puntini puntini, attraverso il quale il costituzionalista ci ricorda che Marine Le Pen sostiene l'Ucraina e il suo partito presenta al suo interno una forte corrente laico-progressista. Ancora l'avvocato Domenico Conversa, in un articolo dal titolo Chi non ha votato ha danneggiato la società, ci invita a riflettere su questo aspetto importante, come vi invito a leggere gli articoli del nostro Pietro Ricciardi, due articoli sul tema, Europea, la disfatta degli astensionisti, e ancora un altro articolo, una parola sugli astensionisti. Pietro ci ricorda che chi non ha votato ha perso su tutta la linea, danneggiando anche chi ha provato a cambiare. Lasciare che altri, i soliti, decidano per noi, tanto non cambia nulla, apre le porte a una von der Leyen bis in Europa. E siamo, dice Ricciardi, in un regime di imperfettissima democrazia e l'unica arma che hanno i cittadini è il voto. Non votare, quindi, potrà esprimere tutta la disaffezione e disagio di questo mondo, ma nella pratica non cambia nulla, e anzi legittima le minoranze organizzate e agguerrite che riescono a riunire attorno a sé uno zoccolo duro di elettori oltranza, come è riuscito a fare il PD. Per certe elite, meno elettori hanno i piedi, tra i piedi e meglio è, non andare a votare serve solo a legittimare i soliti noti, i professionisti del potere. Ecco, carissimo Sammy, per questa settimana abbiamo concluso la nostra rassegna stampa. Invito i lettori a seguirci su informazionecattolica.it e sulla fedequotidiana.it e diamo l'appuntamento a tutti i radioresistenti di Radio Libertà a una prossima occasione. Grazie a tutti e buon fine settimana.